È importante che ci siano tantissime persone qui a dare un messaggio forte e chiaro. Non si ferma lo sviluppo, non si fermano le infrastrutture. Questo governo la deve smettere di prendere in giro i territori, i cittadini con i ni. Bisogna dire delle parole chiare rispetto a questioni strategiche come queste. Noi siamo per il sì, lo siamo sempre stati, abbiamo finanziato l'opera, l'abbiamo sbloccata, abbiamo sempre avuto una parola sola. Sono la Lega e i 5 Stelle che si sono rimangiati tante parole dette, tanta propaganda fatta. Il rischio è che tutto questo ricada sui territori, sui cittadini, ed è molto bello che questa reazione popolare sia forte e chiara oggi. Anche se la Lega è favorevole a questa opera. Sì, ma bisogna domandare alla Lega il lunedì quando scende a Roma, poi cosa fa? Perché non basta stare qui qualche minuto. Su un eventuale referendum? Noi saremmo per il sì, senza nessun dubbio, ma chi è al governo oggi non se la può cavare dicendo referendum. Deve dire chiaramente dal lato delle sue responsabilità se vuole l'opera oppure no. La Lega favorevole a questa infrastruttura? Beh, lo siamo sempre stati, era nel nostro programma elettorale delle elezioni del 4 marzo, è negli atti legislativi che la Lega ha votato in Parlamento, in Consiglio regionale, in quelle che sono storicamente le nostre posizioni, e quindi visto che questa è una piazza non contro qualcosa ma a favore di qualcosa, cioè a favore dello sviluppo delle grandi opere, siamo qui con la nostra presenza a ribadire quella che è la nostra posizione. Siete favorevoli a un referendum? Ma referendum crediamo sia l'estrema ratio nel caso in cui il governo dovesse decidere di fermare la Torino-Lione, ma credo che non si arriverà a questo perché, come è prevalso il buon senso sul terzo valico, sulla TAP, sulle pedemontane e su tanti altri argomenti su cui si partiva da posizioni differenti, credo che anche sulla TAV alla fine si troverà una sintesi e il governo darà una risposta ai piemontesi a questo territorio.